con i mattoni rettificati del sistema B+ di Klusten-Beuren, costruite in brevissimo tempo una parete quasi senza aggiunti. Per la posa in opera vi occorrono solo pochi attrezzi di lavoro. Sulla soletta viene per primo steso uno strato di sbarramento di malta normale. Per livellare le disuguaglianze della soletta viene successivamente posato uno strato di malta di livellamento. Per questo l'attrezzo Alligifix viene posizionato con il laser alla giusta altezza. Lo strato di livellamento viene fatto con malta tradizionale, steso e lisciato perfettamente con Alligifix la stadia di alluminio, ottenendo un cordolo in bolla. I primi blocchi rettificati vengono posizionati. La casa comincia ora a svilupparsi. Per la posa in opera degli altri blocchi rettificati viene utilizzata la malta speciale Dumbet Matte, spedita insieme ai mattoni, mischiata con il mescolatore particolare in un secchio. Prima dell'utilizzo il rullo deve essere spruzzato con olio lubrificante per casseforme. Questo facilita la successiva pulitura. Con la malta mescolata viene riempito il serbatoio del rullo V+. Viene riempito con la malta da entrambi i lati del canale guida e con una vite di regolazione viene impostato lo spessore dello strato da stendere a 2 mm. Adesso si apre la maniglia e il rullo V+ viene tirato a passo d'uomo sulla striscia di blocchi posati. Si forma così una completa copertura omogenea della linea di giunti. Il controllo mostra una stesura omogenea della malta sopra e sotto la rete di fibra di vetro. In contemporanea alla stesura della fibra di vetro e della malta, i mattoni vengono posati molto velocemente. I blocchi sono già accatastati sui bancali in modo tale che il muratore non deve più girarli o ruotarli. Questo fa risparmiare tempo di lavoro. Con il sistema V+, anche in piena estate si possono stendere parecchi metri di malta senza problemi. La rete in fibra, inoltre, prolunga il tempo di lavorazione. Con il martello di gomma i mattoni vengono leggermente picchiettati, in modo che si fissino bene nello strato di malta. Durante le pause di lavoro il rullo V+ viene sistemato semplicemente sui due mattoni, in modo che il velo di fibra di vetro sia sollevato nello spazio libero tra i due mattoni. Negli angoli il rullo V+ viene fatto scorrere lungo una parete solo fino all'angolo interno e la rete di fibra di vetro viene tagliata dalla parte del listello del rullo con un taglierino. Il rullo viene spostato e si riparte dall'angolo esterno della parete all'angolo retto alla precedente. Dato che negli angoli del muro la dentellatura di un mattone si trova ad essere a contatto con la parte esterna liscia di un altro mattone, con la cazzuola si stende un poco di Dumbet Matte. In questo modo si raggiunge un perfetto risultato. Se la fibra di vetro sta per finire, viene messo un nuovo rotolo tra i due supporti. La fine del rotolo precedente e l'inizio del nuovo vengono incollati tra loro utilizzando del nastro biadesivo. La fibra del nuovo rotolo viene pertanto tirata e stesa con il resto di quella precedente. Il controllo della malta mostra anche qui una perfetta copertura uniforme del muro. Per inserire degli ancoraggi nel muro viene fatto con una piccola raspa un piccolo solco nel mattone. L'ancoraggio viene immerso nella malta speciale Dumbet Matte, inserito nel solco, ricoperto in modo perfetto con la rete in fibra di vetro e infine ripiegato.